troviamo a casa Massimo Troisi, dove ci sono tutti i ricordi di questo grande artista che è scomparso tanti anni fa, è rimasto nel cuore degli italiani e nel mondo, l'orgoglio dei napoletani, l'orgoglio dei sangiorgesi. Qui mi trovo con Luigi, il fratello. Luigi, ci vuoi parlare di Massimo, Massimo fratello e Massimo artista? E io trovo sempre difficoltà a parlare di Massimo, perché chiaramente prevale quello che è il fratello, l'amore familiare, per cui difficilmente riesco a mettere insieme tutte e due le cose. Di Massimo artista parlano le cose che lui ha fatto, per cui, e secondo me ne ha fatte tante di cose molto belle, perché se noi dopo a distanza di 21 anni siamo ancora qua a ricordare Massimo, sicuramente è per quello che lui è riuscito a dare a tutti quanti, ed è ancora molto attuale. Noi lo vediamo anche nei giovani che frequentano la casa, conoscono a memoria tutti i film che lui ha fatto, e sono giovani che non hanno avuto il piacere, parlando con loro, di averlo incontrato, di essere della sua generazione. Quindi, io dico sempre che le persone come Massimo, le persone speciali, le persone che noi vogliamo bene veramente, non muoiono mai, sono sempre presenti, per cui Massimo può essere un contemporaneo anche per i giovani che sono nati da poco, quindi non ci sono differenze, perché l'amore è amore, non ha età, quindi è importante questa cosa. Vogliamo ricordare che domani, domenica, ci sarà un evento che ricorderà Massimo, ricorderà Massimo artista e Massimo che organizzava a casa sua delle riunioni musicali con amici per divertirsi, per stare insieme. Domani sarà una serata del genere, no? Ma vedi, noi questa serata l'abbiamo voluta soprattutto per mettere insieme tutti quelli che amano Massimo. E non ci sono stati inviti, spontaneamente artisti, amici si sono proposti per voler regalare una serata di allegria, di piacere e, perché no, anche artisticamente di qualità a Massimo. E con questo spirito che questa serata è partita, e quando parte in questo modo qua, dove realmente c'è il piacere di offrire, il piacere di esserci, è comunque sempre una garanzia di successo, perché alla fine la genuinità, ed è quello che, come dicevi tu, il piacere che provava Massimo quando i suoi amici andavano a casa sua, e noi abbiamo cercato di creare lo stesso ambiente, la stessa cosa. Sì, io l'ho letto proprio infatti ieri, che Massimo a Roma si riuniva con gli amici a casa, aveva un angolo musicale dove si divertivano, ridevano, giocavano e suonavano. Sì, sì. No, è quello che noi poi abbiamo cercato di ricreare qua, sì, a casa di Massimo. Chiaramente non abbiamo i calibri di Piero Daniele, di Renzo Arbore, Cocciante, però abbiamo delle personalità per noi speciali, che sono i giovani. I giovani vengono qua, si siedono, suonano, ci fanno ascoltare delle cose, tra di loro, anche se non si conoscono, interagiscono e nascono delle idee. Il nostro progetto è questo, dare a loro la possibilità di stare insieme, un punto di riferimento, e chissà che non possano nascere delle cose belle come nascevano con loro, perché alla fine spesso le cose più belle nascevano proprio nell'allegria, nell'improvvisare le cose. E questo è quello che noi vorremmo che accadesse anche qua dentro qua. Piano piano ci stiamo riuscendo. Penso che ci riuscirai, perché Massimo Troisi è nel cuore di tutti. Quindi solo a venire qua, io ho avuto l'impressione di stare a casa mia. È un angolo veramente bellissimo di San Giorgio. Mi ha fatto veramente piacere stare qui, trascorrere una mattinata innanzitutto con te, che sei un amico. Poi volevo ricordare un'altra cosa, l'amicizia di Massimo Troisi con Pino Daniele. Ricordiamo anche Pino Daniele. Certo, come si fa a non ricordare Pino Daniele? Pino Daniele è un artista che comunque ci ha accompagnato, per almeno a me, per la mia generazione, anche quella successiva,
è stato veramente la colonna sonora della nostra vita, quindi è difficile, è impossibile poterlo dimenticare. Tutto ci ricorda Pino Daniele e se pensiamo a dei momenti di emozione lo dobbiamo fare per forza. Poi legato a Massimo è ancora un di più, perché legato a Massimo, oltre alla grande amicizia che c'era, c'era anche una collaborazione artistica molto importante, molto forte. E brani musicali come Quando, bellissimo. Ormai è diventato un cult della musica leggera italiana e anche internazionale, per cui è difficile parlare di Massimo senza parlare di Pino Daniele e viceversa. Sì, io ricordo un video che sta su YouTube, negli ultimi tempi è riemerso in maniera proprio esagerata, di Pino Daniele e Massimo Troisi in un albergo, in una camera d'albergo, un backstage dove facevano delle prove di questa poesia. Ecco il discorso che facevo, nascevano così le cose. Infatti. Tra amici ci incontriamo, parliamo, rime, quello che succede. E sono nate, certo, se ti chiami Pino Daniele, se ti chiami Massimo Troisi, tutto è facile. Sono due artisti partenopei. Sono due artisti veramente, per cui. Però chissà che effettivamente non possono venire fuori dei giovani capaci e che abbiano veramente delle qualità, e io penso che ce ne sono tante, perché ho avuto il piacere spesso di presiedere a delle manifestazioni di giovani eccetera, e di talenti ce ne sono tanti, veramente ce ne sono tanti, e sì, solo ma io l'opportunità di dare a loro l'occasione giusta. Io dico che la comicità di Massimo Troisi, secondo me, Massimo Troisi, ricordo Massimo Troisi perché ne stiamo parlando, però io dico la comicità di De Filippo, la comicità di Totò, erano spontanei, nulla era già, nulla era scritto, erano spontanei, nascevano, le battute nascevano al momento. Va bene, quindi secondo me definire comici, Edoardo De Filippo, comici Massimo, una comicità particolare, sì, non erano ironici. Ironici, allora, però sapevano, loro avevano la loro grande capacità, era quello di sapersi guardare intorno e vedere quello che succedeva nella vita e saperlo dire in un modo garbato e in un modo ironico. Tanto è vero che oggi il modo di parlare di Massimo è ancora attuale. Sì, perché la vita che noi quotidianamente facciamo, perché può cambiare la tecnologia, oggi un telefonino rimane, si fa una cosa, ma la vita è quella là, con le proprie emozioni, con i propri problemi, con la lotta che bisogna fare tutti i giorni con la vita. E queste sono le cose che bisognerebbe comunque sempre mettere a fuoco. Poi lui ci riusciva anche a farlo in modo ironico, con un sorriso, e quella è la grande cosa. Perché non è da tutti poterlo fare. Allora Luigi, io parlerei qui fino a stasera con te, perché ricordare Massimo è bellissimo. Purtroppo dobbiamo chiudere per motivi tecnici. Ma io ti ringrazio per questa amicizia che è nata tra di noi. Ciao Luigi. Grazie a te e grazie a tutti i tuoi telespettatori. Venite a visitare casa Massimo Troisi, che è bellissimo. La casa è sempre aperta, come diceva Massimo, la casa è umile ma onesta. Arrivederci. Un abbraccio a tutti. Amici di Video Online, mi trovo con Veronica Astuni, attrice e socio fondatore di Casa Troisi. Ci vuoi parlare dell'evento che si terrà domani sera? Assolutamente sì. Sono onorata di annunciare questo grande evento che si terrà in libreria qui a Villa Bruno alle ore 17:30 in memoria di Massimo e si chiama Ricomincio da te. Interverranno diversi artisti in diverse discipline come la danza, il canto, la poesia, monologhi e quant'altro per ricordare la memoria di questo grande artista che ha conquistato i nostri cuori e non andrà mai più via. Bellissimo, no? Sarà una bella serata all'insegna della musica, del teatro. E tu che ci farai domani sera? Domani io sarò con loro e dirò una bella poesia, si chiama Messaggio di tenerezza, la quale lui ha tradotto dal brasiliano in napoletano, e sono onorata di
di dirla con grande amore e affetto, ricordando lui e le parole di questa bella poesia che ci avvicinano al Signore, a Dio, a tutto quello che è mistico. Allora, a domani sera. Ok, vi saluto da Videoline e da casa Massimo Troisi. Veniteci a trovare, noi siamo sempre qui. Arrivederci. Arrivederci.